tante sono le usanze che sono state tramandate nei piccoli e grandi borghi calabresi. Alcune si sono perse, altre hanno difficoltà a mantenersi. Tra queste vi è quella della Coraisima di Pasqua. Le sue origini sono pagane, ma la tradizione popolare la lega alla Quaresima, perché dal mercoledì delle Ceneri fino alla Settimana Santa veniva appesa ai balconi o sui tetti delle case per poi essere bruciata. La Coraisima, così come si usava chiamare, era una bambola di pezza cucita a mano con vecchie stoffe e aveva sempre in mano un fuso. Era conficcata su un frutto, arancia o limone, dove poi erano messe 7 penne di gallina. Le penne indicavano le domeniche di Quaresima. Pochi sono i nonni nei nostri borghi che le ricordano ancora e così ne raccontano. Allora, Principe Pasquale, nato a Bevonci, 11/4/1982, residente a Bevonci, via della Repubblica, numero 75, provincia di Reggio Calabria, vero italiano. Io sono di Stilo, qui a Stilo ci sono tante tradizioni, che ci sono dei cibi, chi vuole fare la tradizione del digiuno quaresimale, si mangia, non mangia la carne, non mangia dolci, e si faceva pasta e ceci, e tutte queste cose. Io mi chiamo Pena, io mi cucarca sogno, eravamo 10 giovani, E banana mia padre, ma quando crescevamo, ne faceva tutti l'anno, ne faceva porco, lo dico al dialetto mio. Facciamo queste carnevali, un mercoledì della Cenere, i propietti mamma posava, qua quando toccava uno, quando si cammarava. E poi ne donavo un mercoledì, facciamo i sottizi, i venero non si mangiano. Io avevo 56 che non ne cambero. La bambola, certo, chi la vuole mettere di balcone, c'è la Quaresima, mettono una bambola come la Quaresima e la appendono ai ringhieri e tutto. Coraggissima. La chiamiamo Castino. Coraggissima. Da Quaresima mi ricordo particolari. Pandiano. Un papaccio. Un pandiano a Quaresima. E devo mantenere i fanietti, questo mi ricordo. A Coraggissima si faceva pezzi, fa tutta con una veste nera rotuta, con un dalle, si faceva a hacci bianchi, per si vede, 7 pinni. E sotto ci andavano una settimana. Come passava una settimana a Coraggissima, si chiede via Cruci, si chiede chiesa, ma non bene nessuno. Dicono che i proprietti li mangiavano la domenica, che appunto non ci toccano. Pasquale si lavava e gli si mangiava, non guardava, no, che era e no che non era. Eppure succede un fatto, c'è stato napoletano, siciliano e calabrese. E allora che succedeva? Succedeva che avevano i proprietti, e dissero che i proprietti cui si insonno meglio sonno si mangia che i proprietti. Allora tutti quanti dicono sono noi, dice io insonno l'angelo, io insonno Cristo, io mi insonnai a San Michele Arcangelo che venne con la spada, o ti mangi i proprietti o ti ammazziamo, e si fatti i proprietti. Non da mangio ciò che non sono io, signore, eh? Ma che stava lì, non sono il Signore, non sono San Giuseppe,
era girato qui spalle. Io già mai, non ci sia per me, si gira che buono. A grazie all'anima da salute, mi disse, ci sei io. A grazie all'anima da salute, no, che tutti mangiano carne e vendere, non ti mangio più. Avevo 56 che non ti mangia più. E ne hanno i miei. Io non dambito gente a vendere e non baio in nessuna banda, perché un po' io non mangio. Ma io mi viene questa l'altra sera, ma no, a me i vennero, ma ormai usano non ne parlano più. Camerare, il signore disse pure che è brutto quello che nasce da bocca e non quello che trasse. Però io ormai che mi disse questa maniera, un po' io non mangio più.